Dunque, il tempo continua a mantenersi non estivo, ormai le giornate sono brutte, tutte brutte, anziché belle, la temperatura è calata moltissimo. E allora, io ero rimasto l'ultima volta a, come Emanuele Severino leggeva la storia dell'Occidente, no? Cioè lui chiama l'Occidente il sentiero della notte, cioè dice che l'Occidente percorre il sentiero della notte e non il sentiero del giorno. Cosa significa? Nel poema di Parmenide, che usava metafore poetiche quasi mistiche, no, si dice che all'uomo è dato un bivio a un certo punto, no? Dove appunto ci sono quelli dove si apre il sentiero della notte e il sentiero del giorno. Il sentiero del giorno è quello che percorre lui, cioè che ha percorso lui, quello appunto dell'assolutezza dell'essere, della corretta immagine dell'essere come assoluto, e della sua non commistione col non essere, perché il non essere non esiste, no? E quindi essere e non essere restano in un'opposizione totale e assoluta, e né potrebbe essere altrimenti, dato che l'essere è, e non essere non è, non esiste, non c'è, e quindi non può neanche realmente opporsi all'essere. Perché è un concetto in se stesso contraddittorio, e già voler pensare il non essere, il nulla, è assurdo, no? Quindi c'è solo l'essere che è pensabile e non è in alcun modo negoziabile. E quello è il sentiero del giorno, che per Severino appunto ha percorso solo Parmenide, e già i suoi seguaci non hanno saputo capirlo a fondo, e alla fine è arrivato Platone, che invece ha imboccato il sentiero della notte, e tutta la civiltà occidentale ha imboccato il sentiero della notte seguendo Platone, perché Platone è il vero padre spirituale, filosofico di tutto l'Occidente. Di conseguenza il sentiero del giorno è ricomparso solo adesso con Emanuele Severino, no? Cioè uno dice è quasi un'affermazione profetico-religiosa più che filosofica. In un certo senso si può dire che è così, no? In un certo senso, perché poi all'atto pratico, come ho cercato già di far capire, bisogna vedere se la cosa implica tanto, cioè lui stesso dice, non so se adesso, cioè quello che succederà dopo, se è di nuovo un semplice piccolo brillare del sentiero del giorno, e dopo che me ne sarò andato io, tutto ritornerà di nuovo nel sentiero della notte. Io non credo, perché Severino ha la sua bella influenza, nel senso che certo ha avuto molti critici. Ha molti critici, però anche molti seguaci che sono interessati alla sua filosofia e che sostanzialmente la comprendono perfettamente, l'accettano, cioè il principio neoparmenideo dell'eternità degli enti e del divenire come apparire e sparire degli enti, tempo come apparire e sparire degli enti, viene compreso correttamente, direi, dai suoi seguaci, anche se poi magari i suoi seguaci non condividono altre sue conclusioni, cioè su come poi va interpretato questo mondo in base a questo principio, no? La storia dell'uomo e via dicendo, cioè sono cose che, ma d'altra parte lo sa lui stesso, no? Perché dice, se veramente le cose stanno così, se esiste qualcosa come la civiltà occidentale così come la concepisco io, allora gioco forza, le mie analisi sono vere. Se
se in realtà quella civiltà occidentale non esiste così come la concepisco io, ecco, io per esempio, per me, appunto come ho già detto, la civiltà occidentale così come la concepisce Scinerino non esiste, non c'è. È un concetto, suo un concetto troppo schematico, troppo semplice, le cose sono più complesse. Allora, dice, potrebbe darsi che la civiltà occidentale ritorna nel sentiero della notte, prosegue sulla sua strada, che è una strada, secondo lui, essenzialmente tecnologica, no? E la tecnologia, secondo lui, sarebbe una conseguenza proprio del nichilismo. E già lì io non lo trovo un concetto, come dire, discutibile. Allora, come ho detto, no? Il sentiero della notte va da Platone fino ai nostri tempi, prosegue attraverso il cristianesimo e poi, che ha assunto in sé la filosofia platonica e poi anche col pensiero moderno che è stato generato dal cristianesimo in un certo modo, non è cristiano, però in qualche modo è stato generato dalla civiltà cristiana. E il nichilismo si è sviluppato all'interno di tutte queste matrici, platonismo, cristianesimo e poi pensiero moderno, tecnologico, scientifico. Allora, le altre culture invece che cosa hanno fatto? Severino, con atteggiamento secondo me altrettanto semplicistico, dice sono rimaste al bivio. Non hanno mai fatto una scelta. E nel momento in cui si sono trovate di fronte la civiltà occidentale prevaricatrice, hanno finito con l'abbracciare anch'esse il sentiero della notte. Per cui adesso il mondo è tutto prigioniero del sentiero della notte. Altra visione abbastanza profetico-apocalittica. Che sa un po' troppo di mistico e che quindi anche lì insomma bisogna discutere, bisogna vedere. Allora, come ha fatto, no, appunto il nichilismo a passare, cioè abbiamo visto come ha fatto a passare dal platonismo al cristianesimo, no? Il merito principale è stato quello di Filone di Alessandria. Filone di Alessandria non era cristiano, era ebreo, ho già parlato di lui, riguardo il ciclo sulla Genesi, appunto, in cui avevo dimostrato che la Genesi non parla della creazione dal nulla, no? È stato proprio Severino, Emanuele Severino, a farmi accorgere di questo, perché appunto, cioè ha fatto notare in uno dei suoi libri che nella Genesi si parla appunto in origine, si dice la terra era vuota informe, non esisteva niente, la terra era vuota informe, era caotica, poi è arrivato Elohim, Dio o gli dèi che hanno dato forma alle cose, no? Più o meno appunto come nella visione platonica, nella filosofia platonica, arriva il demiurgo e dà forma alla materia indefinita, no? Liquida, informe, senza consistenza propria. E così anche l'abisso di acque informi, no? Terra mescolata, cioè acqua mescolato con gli altri elementi, aria, acqua, fuoco e terra, no? Mescolati tutti assieme nel caos primigenio. Filone di Alessandria sa benissimo anche lui che nella Genesi c'è scritto questo, però dice sì, però Dio, cioè è implicito, no? Che Dio, essendo principio di tutte le cose, Filone di Alessandria era ebreo, ma era platonico, era un filosofo platonico, dice. Prima ha creato dal nulla la materia indefinita e poi gli ha dato forma, no? Perché? Perché mentre per Platone gli dèi, il demiurgo e tutti gli dèi non sono la realtà suprema, la realtà suprema sono le idee che sono sopra gli dèi, no?
Per Filone di Alessandria è solo Dio la realtà suprema e quindi dice tutto deve essere riferito a lui, non si può escludere nulla da lui, dalla sua opera, di conseguenza la materia non poteva esistere già per conto suo, bisognava che ci fosse appunto Dio che la traeva dal nulla e così è nato per la prima volta l'idea di creazione dal nulla. E questo coerentemente con il nichilismo già presente in Platone che si è esteso ulteriormente nella teologia ebraica informata dal platonismo che poi è passata al cristianesimo, perché poi i teologi cristiani si sono serviti dei concetti di Filone d'Alessandria adattandoli al cristianesimo, ma già Filone di Alessandria aveva dato le linee guida, no? Ecco. Allora, questa idea della creazione dal nulla, appunto, fa sì che si arrivi a un dio nichilista, un dio nichilista che appunto trae dal nulla, restituisce al nulla, poi fa risorgere, cioè gioca lui l'essere, no? Lui è l'essere, gli altri non sono esseri reali, sono enti che hanno l'essere, sono niente, no? Di fronte a Dio tutto è niente. Lo dicono tanti mistici cristiani. E allora, dunque, l'idea appunto di questo Dio che trae tutto dal nulla e restituisce dal nulla, dà l'idea appunto in tutti i cristiani occidentali, innanzitutto, oltre che l'idea del Dio onnipotente, anche l'idea del nulla, cioè tutte le cose sono prede del nulla e ciò crea angoscia. Secondo Severino, ciò crea angoscia, cioè significa che l'uomo è nulla e finirà nel nulla. Polvere sei e polvere ritornerai. Ecco, il senso della morte, della fine di tutto, da cui solo Cristo ci salva, tramite la risurrezione, la salvazione dal peccato, e via dicendo, no? Instilla nell'umanità cristiana un'angoscia terribile per la morte, per la fine, cioè crea la necessità, come dire, di contrastare questo nulla di cui sono preda tutte le cose. Allora, l'uomo occidentale cosa fa? Elabora la tecnica, no? Cioè, Platone gli ha già dato i mezzi. Ogni cosa può essere categorizzata, no? Riunita in un'idea in modo da poterla dominare. E appunto, se le cose sono preda del nulla, no? Possono essere create e distrutte a proprio piacimento, lo può fare Dio, beh, lo può fare anche l'uomo. L'uomo, no? Che è immagine e somiglianza di Dio, comincia a vedersi anche lui come creatore e distruttore delle cose. E da qui sarebbe nata la tecnologia, la tecnica, appunto, come fede nel potere dell'uomo di governare l'essere, cioè di governare le cose, di essere imitatori di Dio. Infatti, uno diciamo, delle accuse che ha sempre mosso il cristianesimo nei confronti della civiltà moderna è la pretesa dell'uomo moderno di sostituirsi a Dio, no? Senza però rendersi conto che lui stesso, cioè che il cristianesimo stesso ha spinto l'uomo a concepirsi così, no? Perché gli ha creato l'esempio di un Dio tirannico, creatore e distruttore, che fa tutti i giochi per conto suo, no? E così arbitrariamente e in qualche modo, poi, dicendo l'uomo è immagine di Dio, ha spinto l'uomo a imitare Dio. Logicamente, no? Dice, se invece l'umanità occidentale si fosse resa conto dell'eternità di tutti gli enti, no? Cioè che le cose sono quello che sono e è inutile voler creare e distruggere perché non c'è una reale creazione e distruzione degli enti, ma solo un apparire e uno sparire, di conseguenza non avrebbe avuto neanche questa angoscia di fronte al nulla, cioè si sarebbe reso conto che il nulla
non esiste, quindi non può essere fonte di angoscia, no? E tutte le cose sono eterne. E di conseguenza l'atteggiamento mentale dell'uomo occidentale sarebbe stato completamente diverso. Qui per il momento chiudo, arrivederci.